rivoluzione digitale vera. Eravamo convinti che proprio perché non c'era più da investire sulla carta, sulla struttura distributiva, sui camion che trasportavano i libri, sulla... cioè eravamo convinti che finalmente il contenuto dei nostri libri, delle nostre fantasie, delle nostre considerazioni avesse acquistato libertà. Non è vero. Abbiamo visto che il digitale ha scatenato il peggio. Ha scatenato il peggio quanto a contenuto. Perché? Perché il digitale funziona sui grandi numeri. I grandi numeri sono la distribuzione. La distribuzione non guarda in faccia ai contenuti. La distribuzione privilegia ciò che si vende. E quindi siamo di nuovo che nulla di nuovo è cambiato. Niente di nuovo sotto il sole. Niente di nuovo sotto il sole. Bene. È finita così? Io dico di no. Faccio un'altra citazione e chiudo. Dobbiamo essere coscienti che negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione, senza amore, sleali, maldicenti, intemperanti. Abbiamo prove abbondanti di intemperanze, vi pare? Intrattabili, nemici del bene, traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, attaccati ai piaceri più che a Dio, con la parvenza della pietà, mentre ne hanno rinnegata la forza interiore. Guardati bene da costoro. Al loro numero appartengono certi tali che entrano nelle case e accalappiano donnicciole cariche di peccati, mosse da passioni di ogni genere, che stanno sempre lì ad imparare, senza riuscire mai a giungere alla conoscenza della verità. Spero vivamente che il mio amico Cavallero vada in crisi di fronte a questa profezia paolina delle sue 150 sfumature di grigio, di nero e di rosso. Ok? Cosa ci proponiamo di fare allora in questo nostro, ripeto, semi-clandestino incontro di apertura di questo Bookfest, che mette a confronto i protagonisti, come diceva prima giustamente la nostra amica bibliotecaria, i protagonisti veri dell'economia del sapere, cioè la scuola, la biblioteca, l'editoria. In realtà soggetti non protagonisti, ma schiavi di scelte sempre e costantemente altrui. Schiavi di scelte costantemente altrui. Forse dovremmo prendere semplicemente atto, come dice il Coelet, che tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. È un tema che mi è caro, questo della stagione puerperale dell'intero universo, e che durerà probabilmente sempre fino alla fine. O forse dovrebbe tentare di darsi degli obiettivi pragmatici in ciò che appare strategico per le ragioni della cultura rispetto alle ragioni del mercato, obiettivi magari piccoli apparentemente ma dirompenti. Per esempio, lo dico a costo di sembrare veramente rincoglionito, la gratuità degli ISBN. Non è tollerabile che uno, voglio dire, faccia prosperare un'agenzia italiana per gli ISBN con centinaia di migliaia di euro per vendere dei numeri prodotti da un algoritmo che li dà casualmente. Ma siamo matti? Ma siamo matti? Questo è esattamente l'equivalente, no, del denaro che viene dato, che veniva dato ai gruppi consigliari senza nessun tipo di controllo. È la stessa identica cosa, è sperpero di denaro, va bene? Oppure possiamo proporre che l'Associazione Italiana Editori coinvolga come presidente il capo della polizia postale, che è l'unico che capisce qualche cosa di crimini informatici che si perpetrano in rete, in maniera da vedere se si possono pensare soluzioni alternative. Voi sapete che per capire dove vanno le innovazioni bisogna guardare il porno, lo sapete, no? Da sempre. Dove va il porno, là c'è la soluzione tecnologica d'avanguardia. Bene, chiamiamo allora come presidente dell'editoria digitale dell'AIE il capo della polizia postale. Oppure, vogliamo sposare la tesi di quel matto di Umberto Sulpasso, quello che ha scritto Darwinomics per l'adozione del PNS, cioè del prodotto nazionale del sapere, invece che del PIL come misuratore dello stato di salute della nostra editoria? Chissà, o forse, secondo me, basterebbe chiedere con forza le dimissioni immediate di Polillo da presidente dell'Associazione Italiana Editori, per conclamata inadeguatezza istituzionale rispetto a questa situazione che abbiamo.
È evidente che sto scherzando, non preoccupatevi, cioè rientra nella mia verve polemica, è solo un modo per dire che, scherzi a parte, mi piacerebbe molto che noi riuscissimo a individuare dei modelli virtuosi fra quelli che stanno nascendo nel nostro paese, alcuni dei quali non a caso già attorno a questo tavolo, ma non solo questi, penso a tanti altri, doppio zero, a 40K, a 40K, tanti altri, insomma, mi vengono in mente, no? Proponendo l'edizione multilingua, per esempio, come standard della nostra attività editoriale. Noi dobbiamo giocare su un mercato internazionale, voglio dire, lo vogliamo capire o no che d'ora in avanti dobbiamo cominciare a pubblicare in inglese, o in uzbeko, o in urdu, visto che è la lingua di più certo sviluppo nei prossimi anni, no? Noi dobbiamo investire in una creatività, va bene, faccio lo sciovinista, squisitamente italiana, perché l'abbiamo affermata ovunque, nel Made in Italy, tutte le grandi innovazioni le abbiamo firmate noi, e noi siamo invece ridotti al ruolo di sottoproletari di questo tipo di mercato in questo momento. Quello che bisogna proporre è davvero un nuovo rinascimento digitale. Questo è il tema che io propongo alla vostra attenzione quest'oggi. Perché una sola cosa mi sembra certa e da auspicare, per esempio, questo nostro convegno, quella del Coelet. Non si sazi l'occhio di guardare, né mai l'orecchio sia sazio di udire. Questo è quello che noi chiamiamo cultura. Questa è la cultura, niente di più e niente di meno. E dunque la parola a tutti. Adesso cedo la parola a Dino Baldi, a Giuseppe Dino Baldi, che rappresenta appunto quell'editore Giunti a cui nessuno di noi può permettersi di rimproverare di essersi mai sottratto fin dall'inizio alle sfide poste dalle nuove frontiere tecnologiche. Per questo, al loro coraggio, io voglio porgere il mio omaggio, il plauso, il nostro grazie e l'augurio di continuare così. A te, Giuseppe.